la tua ristrutturazione, perché chiamare tante ditte quando puoi rivolgerti ad una sola? Chiama MA Costruzioni e scopri il vantaggio di un'impresa edile completa. Pronto intervento 24 ore su 24. Ristrutturazioni interne ed esterne, tinteggiature e verniciature, pavimenti e rivestimenti, impianti elettrici, idraulici e fotovoltaici, revisione e realizzazione a nuovo di tetti, serramenti e infissi. E per la ristrutturazione del tuo bagno ti stupiremo con le nostre proposte, tutto compreso. Eseguiamo lavori in tutta la regione. Chiama MA Costruzioni al 327 76 48 007. Il preventivo con sopralluogo è gratuito. Aperti sempre, cinema, bowling, sala giochi, Golden Casino, area bimbi, bar, ristoranti, negozi per tutte le tasche. L'imbarazzo della scelta per il divertimento puro quest'anno con una sorpresa in più. Dove? Ma a Fiumara ovviamente, centro commerciale Fiumara, shopping and fun, dove ogni famiglia può divertirsi una giornata intera ed essere trendy. Fiumara è facile da raggiungere, in auto e in treno, parcheggio gratuito. Vieni a trovarci su Facebook e su www.fiumara.net. Fiumara, shopping and fun sempre con te. Pizza da sporto più buona di Genova la puoi acquistare qui, in via Parma 11 Rosso, a Pegli. Sosta obbligata, quest'anno vi attende con il giardino interno, dove potrete gustare le nostre 184 pizze senza aumenti di prezzo. Non potrete resistere ai profumi della focaccia al formaggio, farinata, della speciale pizza regina con funghi porcini, prosciutto crudo e formaggio grana. Sosta obbligata è a Pegli, in via Parma 11 Rosso. Telefono 010 69 81039 oppure 348 915 2500. www.pizzeriasostaobbligata.com. Sosta obbligata, fermarsi è d'obbligo. Focaccellini, a pochi metri dalla stazione di Pegli, non è solo pane e focaccia, ma anche gastronomia assortita di alta qualità. Pizza, pizzette, calzoni, spiedini di pollo, focaccia al formaggio, hamburger, torte di verdure, frittata di spinaci, torta di zucchini e speck, polpettone di fagiolini, acciughe ripiene, frittelle di baccalà e ancora dolci deliziosi, croissant, brioche, strudel di mele, cannoli e molto altro. Focaccellini ti aspetta a Pegli, a due passi dalla stazione. Lunghe e noiose partite? Basta! Qui potrai noleggiare, acquistare o provare gratuitamente nuovi giochi con i tuoi amici o con la tua famiglia. Cucina e caffetteria ti potranno accompagnare lungo la via che porta alla vittoria. Zugemo è brillante. Sorprendente. Divertentissimo. Bello. Eccezionale. E per gli orari, consulta la nostra pagina Facebook. Zugemo ti aspetta al mattino, pomeriggio, sera a Genova Rivarolo, in via Vezzani 242 Rosso. Parcheggio riservato. Zugemo! Rodízio brasileiro, da oltre 25 anni, cucina típica brasileira, carne al churrasco, diretamente do espeto al piatto. Rodízio brasileiro de via Giacometti 36 a Genoa e anche pizzeria, aperitivo, gran buffet de terra e di mare. Dalla domenica giovedì menu churrasquinho a sole 19 euro. Poteva mancare divertimento nel dopo cena? Certo che no! Le nostre cene diventano serata danzanti in ambienti divertenti ma tranquillo. Chiamaci a 010 50 71 20, il vero churrasco e samba brasileiro. Questo programma è offerto da MT Interni, Centro Commerciale Fiumara, Autocarrozzeria Campi, Centro Bagni e Cucine, Rodízio Brasileiro, Casa della Salute, RF Fireworks, Piaggio Mobili. Buonasera, bentornati con Dilettantissimo, anche questa sera tanti ospiti che hanno da dire qualche cosa, chi ha vinto la Coppa, chi ha conquistato un record, chi invece è a ridosso delle prime posizioni, ma lo vedremo durante il corso della trasmissione con la nostra Sara Canapini. Ciao Sara. Ciao Claudio, buonasera a tutti. Partiamo quindi subito con la presentazione dei nostri ospiti. Sì, allora da sinistra verso destra abbiamo il capitano della Lazio, Alessio Bisio. Buonasera. Il presidente Massimo Fabrizio Vincenzi, sempre presidente della Lazio. Poi un ridecorato, decimo titolo con questo, se va un po'. Speriamo, sì. La canottiera con la stelletta c'è sotto. Sì.
un altro vincitore. Il presidente della Sestrese, Sebastiano Sciortino. Buonasera, grazie. Mi fiaccate, vedo la Coppa Italia, sì, quel trofeo. Sono due giorni che me lo porto dietro. Quant'è che ti fatto fare? Due giorni che la porto dietro. E dice anche a te Massimo Taccioli invece che è il direttore generale della Golfo Paradiso. Buonasera a tutti. Che insomma Recco poi ci spieghi un po' cosa succede con queste due squadre, una serie D, una prima categoria che sta cercando di vincere il campionato. Quindi, cerchiamo che va, di farlo andare bene per tutte e due. Bene. Bene, andiamo quindi subito poi con Simone Maggi, che stiamo in attesa che ci arrivi la Lavagnese, Simone? Sì, ci è già arrivata l'Argentina, ci arrivano come al solito in tempo reale le partite da tutti i campi, ci arriva l'Eccellenza, ci arriva la Serie D, l'Argentina è già arrivata, la stiamo guardando, ci sono dei gol da valutare e aspettiamo la Lavagnese, che ha già fatto una gran vittoria. Che ha già fatto una gran vittoria per 2-0, in prime posizioni che parlano ligure, ma anche la classifica verso il basso. Ci sono diverse squadre ligure in lotta per non retrocedere. Pronti via, quindi andiamo con i numeri. Terza categoria, girone A, è il girone di Genova. Andiamo a vedere quello che è successo. Sono 9 le squadre, una riposava. Certo Savignone 4-0, Casellese sotto Collese 3-1, Montoggio Libraccio 0-2, San Martino Santiago 3-0, infine cade la capolista sul campo dello Zena per 5-1. Però, una manita lì, La Vosso, nonostante la sconfitta, si mantiene in testa alla classifica, 23 punti, sotto Collese 19 punti, Davagna 18 punti, San Martino e Montoggio 17 punti, Casellese 15 punti come Zena, Santiago e Ceppo 11 punti, Libraccio 6 punti, infine Savignone 3 punti. Seconda categoria, passiamo al girone E, girone di Chiavari, anche qua una squadra riposa, le altre giocano. Andiamo a vedere quello che è successo nel corso della 15ª giornata con i risultati e la classifica. E una riposava oggi, no? Sì, panchina. La panchina riposava, sì. Eccola qua. Sì, questa è la classifica, se si possa vedere. Lì. Bene, intanto parliamo un po' con Fabrizio Vincenzi. Allora, hai tanti campionati, tu i dilettanti li conosci, dalla terza categoria alla Serie D. In pratica hai fatto tutto, no? Sì, ho fatto tutto il percorso. Partendo, la terza categoria l'ho fatta una volta sola con la LAS FC quando l'abbiamo costituita e poi avevo fatto la Serie D con il Savona tanti anni fa con Imperia e poi tutte le altre, l'Eccellenza, la Promozione, la Prima. Allora, ricordiamo un po' i campionati che hai vinto, uno col Chigliano. Allora, partendo da lontano, allora. La prima esperienza importante fu col Savona nel 99 dove ero vicepresidente, poi divenni presidente onorario, l'epoca della gestione Piro, tanto per intenderci, Bisio era uno dei nostri giocatori, quell'anno lì avevamo vinto il campionato e la Coppa Liguria regionale. Poi dopo un anno Imperia scelsi, diciamo così, di cominciare dalle serie più basse, e andai ad Andorra, feci 4 anni e in 3 anni e mezzo, diciamo, e in quei 3 anni lì abbiamo vinto la seconda, la prima e la Promozione. E di quei giocatori ce ne sono alcuni che sono come ad Assia, sì. Quindi è un gruppo che si sposta. Lupo, Scaglione è grande, sì. Poi dopo ebbi la parentesi abbastanza lunga della Veloce. Ferrotti e Moraglio ne facevano parte e abbiamo vinto la prima categoria e poi la Promozione con l'accesso in Eccellenza. Poi c'è stata la parentesi di un anno del Cugliano con la Promozione in Eccellenza e poi terza, seconda con l'Alassio, seconda, prima e credo, spero, anche la prima quest'anno, seconda, prima e prima Promozione. Sì, esatto. Ma poi andiamo a vedere la classifica, avete, insomma, siete lì. 13 punti di vantaggio sulla seconda. Andiamo a vedere la seconda categoria, girone E e girone di Chiavari, eccoli qua. Ciassetta, Atletico San Salvatore 1-0, Atletico Casarza, Riese 0-3, Cornia, Borgo Rapallo 1-1, Entella, Chiavari, Segesta 0-1, Sestieri, Marina, San Lorenzo 2-1, Valle, Framura 0-3. La classifica, vede in testa Riese. A 35 punti, seguita da Segesta 31, Panchina 25, Borgo Rapallo e Cornia 23 punti, così come Sestieri, San Lorenzo a 18 punti, Atletico Casarza 15, Atletico San Salvatore, Framura 14 punti, Ciassetta 13, Valle 10, Entella 9 punti. Chiedere Entella con 9 punti, sempre seconda categoria, andiamo a vedere il girone C, il girone della domenica mattina dove cade il Voltri pareggia, il Voltri pareggia, sì. Perde invece
Lagaccio, andiamo a vedere com'è andata. Borgo Incrociati Fegino 3-2, Carignano Granarolo 1-3, Isolani Vecchio Castagna 0-1, Nuova Regina Ravecca 1-3, Proponte Decimo Urangeli 0-5, Vallerone Stella Sestrese 2-6, Voltri 87, Atletico Genova 2-2. Grazie ai risultati appunto delle altre squadre, come la Nuova Regina e il Voltri 87, la Stella Sestrese allunga 37 punti, segue la Nuova Regina con 28, con 30, Voltri 87 con 28 assieme a Ravecca, via via le altre fino al Granaloro che chiude con 7 punti. Andiamo quindi in seconda categoria, il girone è quello D, quello del sabato pomeriggio, dove anche qua è combattuta la testa della classifica, ha vinto il Burlando contro il Mariscotti nel big match, abbiamo anche le immagini di questa partita, ma questi sono gli altri risultati. Ampi Campoligure 1-1, Atletico Quarto Don Bosco 1-1, Bolzanetese Sorisolese 0-1, Caderissi Olimpia 4-4, Mariscotti Burlando 0-2, Mele Masone 3-3, Rosiglianese Begato 0-3. Bene, abbiamo pronto subito il servizio di seconda categoria girone D con Luca Moscariello ed Enrico Figus che hanno appunto seguito per noi Guido Mariscotti contro il Burlando che era il big match di giornata per la seconda categoria girone D. Il Mariscotti per avvicinarsi alla zona playoff, il Burlando per ritornare al successo e consolidare la vetta in classifica. Al Guerino Ostrinati va in scena il big match della quindicesima giornata del girone D di seconda categoria, dove il primo squillo è proprio dei padroni di casa con l'inserimento di Eli Lali, chiuso in uscita da Bernini. A sorpresa però, 4 minuti dopo, all'undicesimo a passare, sono gli ospiti con questo piazzato di Barbera. Conclusione claudicante che però prende Fiore, forse ingannato da un tocco della barriera. La gara si complica ulteriormente per i padroni di casa perché al 43esimo Trebini vede sventolarsi sul naso il rosso a seguito di una scaramuccia con Rebolini. Sono vibranti le proteste del numero 10, reo a giudizio del direttore di gara di una reazione ai danni del numero 3 degli ospiti. Enrico Figus con il suo montaggio ci porta al terzo della ripresa con il contatto in area tra Rizzo e Vinciguerra. A giudizio del direttore di gara esistono gli estremi per la massima punizione. Sull'ischietto si presenta Bojan Simic, letteralmente ipnotizzato da Bernini, che vola alla propria sinistra e disinnesca l'occasione del pareggio per gli uomini di Gallo, che addirittura pochi minuti dopo devono incassare il raddoppio su questo retropassaggio. Fiore raccoglie con le mani e il signor Biase concede la punizione a due, trasformata dal mancino di Alessandro Savona. Che non sia proprio giornata per il Mariscotti lo si capisce a 4 dal termine, quando il piazzato di Sanguinetti si stampa sulla parte alta della traversa. Allo Strinati il Burlando è corsaro, finisce 0-2. Dopo 4 giornate il Burlando torna al successo e fortifica la propria leadership in campionato. Il Mariscotti invece dal canto suo ha avuto in pochissimi minuti l'occasione per passare dal possibile pareggio alla definitiva sconfitta. La strada verso la risalita alla zona playoff per Mister Gallo è sempre più in salita. Bene, questo è quello che è successo in seconda categoria, girone D, saliamo di categoria, saliamo in prima, dove andiamo a vedere i risultati del girone A, dove la squadra del presidente Vincenzi ha vinto anche quest'oggi. Poi raccontiamo un po' la storia, andiamo a vedere i risultati di prima categoria, girone A, eccolo qua. Altaresa Lazio 0-2, Andorra Bordighera 0-0, Baia Lazio Borghetto 2-2, Celle Ligure San Stevese 3-2, Don Bosco Le Timbro 3-2, Ospedaletti Santa Cecilia 2-0, Quigliano Dianese 2-2, Speranza Pontelungo 2-1. La classifica vede in testa la Lazio a punteggio pieno con 48 punti. Seguito da Ospedaletti a 35 punti, Dianese 33 punti, Speranza 28, Celle Ligure 26. Quigliano 25, via via fino ad arrivare al Borghetto che chiude a 7 punti. Diciamo che probabilmente la lotta qua è solo per la seconda posizione, visto i 13 punti dopo... Non è ancora finito il girone? Il girone è finito, abbiamo iniziato quello di ritorno, io sono molto fiducioso perché comunque bruciare 13 punti insomma, mi sembrano veramente tanti, per cui sono fiducioso e ottimista. Diciamo allora un po' di numeri, no? 62 partite, 61 vinte da quando siete nati, sì. Una persa, Anoli. Zero pareggiate, sì. E 300... conquistate, anzi agganciate la vittoria, le vittorie consecutive che sono 33 domenica scorsa ad Alassio, ad Albenga, ad Albissola,
dove a pochi chilometri di distanza c'è il Ponsacco, esatto, che è il detentore del titolo europeo, esatto, che è appunto di cui si parla. Quindi praticamente c'è una sorta di scambio di testimone, perché giocate a 3 chilometri di distanza. Esatto. Il Ponsacco gioca a Savona, voi giocate ad Albissola. Esatto. Il caso vuole che dovete giocare la prossima con l'Altarese, che per fare 34, ok? L'Altarese al campo è indisponibile. Giusto. E dove si fa giocare? A Noli, esatto, dove avete subito l'unica sconfitta della vostra storia. Sì. Cioè, se non è è proprio una fiaba questa. Sì, sì, è veramente un destino incredibile, perché già quella del Ponsacco, il fatto che il presidente del Ponsacco fosse veramente a 3 chilometri, poi ci siamo anche sentiti, è stata una cosa, era già una cosa di per sé curiosissima. E il fatto poi la domenica successiva, cioè oggi, tra tutti i campi possibili da utilizzare, è stato assegnato all'Altarese quello di Noli, perché probabilmente gli altri erano occupati, e combinazione a Noli era l'unico campo che ci aveva visto sconfitti il 15 novembre del 2015. Infatti un pizzico di timore, per carità, sai, un po' di cabala c'era, però i ragazzi insomma sono andati oltre, avevano una gran voglia di cancellare anche quel, tra virgolette, quell'episodio negativo, e siamo riusciti a vincere. Quanto era pesante oggi giocare questa partita? Era pesante, sì, ma comunque eravamo consapevoli di poter raggiungere comunque un traguardo così storico, che diciamo dopo 5 minuti la partita si vedeva che era incanalata dalla nostra parte. Abbiamo rischiato di fare gol subito, anche se comunque era un campo difficile perché c'era freddo e loro sono una squadra che hanno rinunciato molto a giocare, però alla fine è andata bene. Peraltro diciamo che prima del Ponsacco il detentore era il Benfica, non era, sì, proprio, sì, cioè, sì. Benfica, Ponsacco, Alassio. Sì, sì, categorie diverse chiaramente. Ovviamente. Era Benfica di Eusebio, Sì. Benfica di Eusebio. Benfica di Eusebio, sì, sì. Quindi si parla 71-72. Pensa un po'. L'aveva fatto tra la 25esima del campionato 71-72 e la 23esima del 72-73. Eusebio poi aveva lasciato il Benfica nel 75, quindi diciamo è stato un po' il testamento di Eusebio al Benfica, quel record, perché poi Eusebio ha vinto prima col Benfica, era già fine carriera. Sì, 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 era verso il termine della sua carriera. Noi andiamo a pubblicità e rientriamo proprio col filmata Altarese contro Lazio, dove appunto Simone Maggio ha documentato la partita dei record. Questo programma è offerto da MT Interni, Centro Commerciale Fiumara, Autocarrozzeria Campi, Centro Bagni e Cucine, Prodizio Brasilero, Casa della Salute, RF Fireworks, Piaggio Mobili. Presso Casa della Salute, mammografia 45 euro. Casa della Salute, la qualità di sempre ad un euro meno del ticket, senza tempi di attesa. Super efficiente, super garantito, ma soprattutto a costo zero. Pensa quanto ti costa il riscaldamento e l'acqua di casa tua. Ti piacerebbe spendere il 90% di meno? Venite a visitare il nostro showroom in Via della Libertà 48 Rosso. Vi dimostreremo come. Preventivi e sopralluoghi gratuiti. Impianti garantiti 15 anni, il massimo della qualità. Vi presentiamo tutte le nuove tecnologie per produrre acqua calda e riscaldare la vostra casa. Parodi, i pionieri del risparmio energetico. Belli in quante palanche del falso risparmio. Chiudi il mondo fuori con Sermetal, puoi! Sermetal, serramenti di qualità al giusto prezzo. Vieni a trovarci, insieme troveremo la giusta soluzione. Sermetal, a Genova in via Sardorella 75 Rosso e in via Bologna 94 di Rosso. Macelleria da Claudio, via Canevari 215 Rosso, zona stadio. Non solo macelleria, ma... Noi produciamo tutto quello che riguarda il cotto. Cima alla genovese, roast beef, polpette nel sugo con i piselli, lonzetta di vitello al forno con le patate al forno, insalata russa, i nostri ravioli di nostra produzione e tutto quello che vedete sul banco. La qualità della nostra carne è altissima, senza contare i certificati della tracciabilità in origine dei nostri prodotti, che sono tutti rigorosamente piemontesi. Macelleria da Claudio, carni da re. Hai tamponato? Ti hanno tamponato? Nessun problema, vieni all'autocarrozzeria Campi. Auto di cortesia, garanzia sul lavoro eseguito, soccorso stradale, ritiro e consegna del vostro mezzo a domicilio, pratiche assicurative legali, ma non solo, verniciatura a forno, prodotti di alta qualità e vernici ad acque ecologiche.
Tutto questo lo trovi solo all'autocarrozzeria Campi, in via Renata Bianchi 115 a Genova Campi, a pochi metri dall'IKEA. Spim SPA realizza i tuoi sogni. Cerchi casa? Da noi troverai l'appartamento su misura per te, grazie alla nostra ampia offerta di oltre 70 immobili disponibili subito in molti quartieri di Genova. I prezzi? Decisamente accessibili. Si parte da 32.000 euro a salire. Visita il sito spimgenova.it. Siamo a Genova San Pier d'Arena, al Mattitone, al settimo piano. Spim SPA, sfrutta la tua occasione. Presso Casa della Salute, igiene dentale al prezzo di 30 euro anziché 80. Casa della Salute, la qualità di sempre, ad un euro meno del ticket. Ti tocca stare in casa. Perché tu sei contento? Perché io in casa ci starò benissimo. Mi hanno comperato la cameretta nuova. Siamo andati da Piaggio Mobili. Ci sono tante camerette belle e colorate, resistenti e convenienti. Per camerette, da 10 e lode. Piaggio Mobili è a Rossinghione, a 20 minuti da Genova, raggiungibile con l'autostrada Voltri-Alessandria, a 7 km uscita Masone. Questo programma è offerto da MT Interni, Centro Commerciale Fiumara, Autocarrozzeria Campi, Centro Bagni e Cucine, Prodizio Brasilero, Casa della Salute, RF Fireworks, Viaggio Mobili. La Lazio di Mister Di Latte addosso agli occhi di tutta Europa, eguagliato domenica scorsa al record continentale di 33 vittorie consecutive detenuto dal Ponsacco. Domenica 15 gennaio le Vespe possono riscrivere la storia del calcio fissando il nuovo primato a quota 34. C'è però da battere l'Altarese e la superstizione. Il campo di Altare infatti impraticabile e l'unico libero è quello di Noli. La Lazio negli ultimi 3 anni ha perso una sola partita su 61. Indovinate un po' dove? Parte forte la compagine del patron Vincenzi. Nel primo tempo il grande protagonista è Giacomo Novello, portiere dell'Altarese, perché già dopo 80 secondi c'è lavoro per il numero 1 Valbormidese, che risponde così al colpo di testa dall'area piccola di Lupo. Alassio che continua a premere sull'acceleratore, Luca Colli sfreccia sulla fascia, il suo invito al centro è perfetto per Montalto, il numero 7 non trova però il contatto con la sfera, contatto quello tra il pallone e il braccio di Deni Notti, che Porzio di Genova giudica da rigore al 22esimo, e dal dischetto tra le proteste altaresi Brignoli rimane freddo e nonostante l'intuizione di Novella porta in vantaggio le Vespe. Polemiche che proseguono perché due giri d'orologio più tardi, ma nell'altra area di rigore Pansera cade a contatto con un difensore, ma il fischietto genovese fa segno che si può proseguire. Gli ospiti vogliono chiudere già nel primo tempo, ma impattano con la grande giornata di Novello, che prima respinge la conclusione deviata di Montalto, poi quella ravvicinata di Scaglione, infine vola a deviare la sassata di Lupo. La prima frazione si chiude col tiro di rovere che provoca qualche brivido lungo la schiena di Moraglio. La ripresa inizia però con il colpo di scena, perché per questo intervento di piazza su rovere il direttore di gara estrae il rosso diretto per il numero 10 alla sì, che a 35 minuti dall'appuntamento con la storia fa rimanere i suoi in inferiorità numerica. Al 70esimo però Montalto decide che è il momento di riscrivere una volta per tutte, e su un lancio dalle retrovie si inventa un gol pazzesco che è la griffa sul primato europeo di vittorie consecutive fissato da oggi a Noli a 34 partite di fila. Ci sarebbe anche il secondo rigore di giornata, che però Brignoli si fa parare dal vero man of the match della gara. Il resto sono soli trepidanti minuti prima di far esplodere la festa sul campo e negli spogliatoi. La Lazio è nella storia del calcio europeo. Brignoli che pagona la sesuta! Brignoli che pagona la sesuta! Una bella festa anche qua, Ragazzi erano corriamo tutti contenti, io ti dico la verità, tutti. Sei anche senza voce, quindi hai urlato. Sì, questo è un po' per l'influenza che sta colpendo mezza Italia, però devo dire che anche oggi, insomma, non ci siamo risparmiati. Bene, andiamo avanti con la prima categoria, andiamo a vedere quello che è successo nel girone B, dove in testa la classifica abbiamo il Sant'Olcese, che però ieri ha capitolato per 2-1. Andiamo quindi a vedere i risultati e la classifica della prima categoria, girone B. Caperanese Bargagli San Siro 2-1, Cella Sant'Olcese 2-1, Marassico Gornese 3-2, Multedo Pontecarega 1-2, Rapide Nozzarego Olimpic 0-1, Ruente Scampi 1-2, Sori Mignanego 3-2, Toriglia Cogoleto 5-1. Classifica vede in testa Sant'Olcese con 36 punti, segue il Marassico con 32. Olimpic Pra 31 punti, Torriglia 30 punti, Cogoleto 29, Caperanese 26, Mignanego 25, Cella 24, Ruentes e Cogornese 21, Multedo 19, Bargagli 18, Sori 15, Campi Pontecarega 11, Rapide Nozzarego 6 punti. Rapide Nozzarego 6 punti. Andiamo a vedere invece quello che è successo in prima categoria, girone D, girone del Levante Ligure, dove si sta giocando ancora una partita, vero?
Sì, il Monte Rosso. Monte Rosso, è iniziato alle 18. 18, quindi nel corso della trasmissione vedremo numeri di questa gara. Bolanese Atleti Chiappa 3-2, Cadimare Real Fiumaretta 0-0, Ceparana Ricole Rondini 0-0, Focemagra Vezzano 1-0, Marola Acquasanta Levanto 3-1, Monterosso Follo si sta giocando, Salazzaro Moneglia 2-2, Vecchio Levanto Canaletto 0-0. La classifica è la seguente, di prima categoria girone D. Provvisoria appunto perché il Monterosso sta ancora giocando contro il Follo, Real Fiumaretta 34 punti, Cadimare 30 punti, Ceparana 29 punti, Focemagra 28 punti, Monterosso e Vecchio Levanto 26 punti, Moneglia 24, Ricole Rondini 23, come il Canaletto, San Lazzaro 19 punti, Marola Passanta 19, Bolanese 17, Follo San Martino e Levanto 14 punti, Vezzano 11, Atletic Chiappa chiude a 7 punti. Chiude con 7 punti, bene, andiamo a vedere il numero che vedete in sovraimpressione, 393-330-9289, vi dà la possibilità di mandare i messaggi che Sara Grappini poi leggerà e appunto si potranno accendere anche delle tematiche che magari da casa vi interessano. Andiamo a vedere quello che è successo invece in prima categoria, il girone C, il girone della domenica mattina, dove abbiamo qua il Taccio che ci dirà un po' come è. Bogliasco, Via dell'Acciaio, rinviata, sì, per vento. Calvarete Vecchio Audace 1-2, Levi Isolese 0-1, Prato Arenzano 1-1, San Bernardino Pieve Ligure 1-0, San Gottardo Golfo Paradiso 0-1, Sciarborasca Genova Boccadasse 0-1, San Pier d'Arenese Aurora 4-1. Classifica vede in testa la San Pier d'Arenese con 35 punti, ma due punti sotto, cioè il Golfo Paradiso, Recco, come la possiamo chiamare? Perché è un po' lungo. Golfo Paradiso Pro Recco Camoglia Vegno. Ah, quindi questa è la dominazione ufficiale. Quindi ci vorrebbe. Per la grafica non va bene, per la grafica non va bene, diventa golfo per tutti, così è più facile. Ah, perfetto. Tutti. Quindi non vi offendete se diciamo solo Golfo Paradiso. Ma ci mancherebbe altro. Bene, Golfo Paradiso 33. Sì. Sporting Aurora 27 punti, così come Genovese, Arenzano 25 punti, Via dell'Acciaio, San Gottardo, Sciarborasca e Vecchia Dacia 24 punti, San Bernardino 23 punti, Prato 21 punti, Isolese, Calvarese 17 punti, Bogliasco 15, Pieve Ligure 13 e infine Levi a solo un punto. Penso un po', la capolista che ha 35 punti nel girone A sarebbe seconda a pari merito con l'Ospedaletti, a 13 punti dalla capolista. Questo per dire l'impresa che sta facendo la Lazio nel suo girone, ma non solo nel suo girone, è Massimo? Beh, la Lazio secondo me è fuori classifica, ora il presidente si dovrà toccare tutto quello che si deve toccare, ma secondo me ha già vinto il campionato ancora prima di cominciare, ha una squadra che non ha niente a che vedere con la prima categoria, poi chiaramente è stata costruita per vincere, io gli auguro di vincere sì, con tutto il cuore. Anche perché incontrare i playoff poi speriamo di incontrare i playoff. Di non incontrare? No, di non incontrare i playoff sicuramente. Speriamo di non fare i playoff né la Lazio, spero neanche il Golfo Paradiso. Però noi in questo momento facciamo i playoff, quindi esatto. Davanti c'è la San Pier d'Arenese, quindi è così. Siete partiti benissimo, poi cosa è successo? Un momento di impasse? Ma no, diciamo che non stiamo facendo assolutamente male. Abbiamo un po' di pareggito ultimamente, abbiamo fatto 4 pareggi di seguito, quindi la San Pier d'Arenese ha continuato invece a vincere e quindi ci ha passato. Oggi comunque secondo me è stata una vittoria importante su un campo difficile e questo fa ben sperare per tutto quello che deve arrivare in seguito. Sì, oggi a San Gottardo non era facile. No, no, assolutamente, perché comunque San Gottardo è una squadra organizzata, tignosa, ben messa in campo, quindi è stato un buonissimo test. Quindi va bene così. Quindi l'obiettivo è quello di vincere il campionato a questo punto? Non ci siamo mai nascosti, l'obiettivo è quello di ritornare in promozione. Poi se ci arriviamo da primi, da secondi o da quinti, quindi playoff comunque. Cerchiamo di ritornare in promozione. Adesso però c'è lo Sporting Recco che è ultimo in Serie B. Voi che siete a ridosso delle prime in prima categoria, l'anno prossimo si potrebbero avere due squadre molto vicine tra loro. Vabbè, questo non te lo so dire io. Io devo guardare. C'è la possibilità di avere un. Non un lo so. Unione. Questo bisogna fare una domanda che bisognerà fare al presidente Picasso e al nostro presidente Scaroni. Io in questo momento devo pensare al Golfo Paradiso, cercare
di fare bene per riportarlo in promozione. Poi dopo, a fine anno, quelle saranno decisioni che spetteranno sicuramente a qualche d'un altro e non a me. Bene, visto che hai parlato di promozione, saliamo in promozione, andiamo a vedere quello che è successo nel girone B, quello appunto del Levante, dove abbiamo seguito anche qua una partita, quella tra Serra di Co, anzi San Cipriano e Serra di Co, che a nostro modo di vedere era il big match di giornata, perché il San Cipriano si è rinforzato e Serra sta facendo molto bene, anche se poi in testa troviamo il Molassana, che sta veramente allungando su tutti e su tutti e si trova in una bella posizione di classifica. Domenica prossima giocherà proprio contro San Cipriano, ma andiamo a vedere quello che è successo. Baiardo Forza e Coraggio 1-3, La Gaccia Athletic Club 1-2, Don Bosco Little Club 2-3, Ortonovo Real Fieschi 1-1, Ronchese Casarza 0-2, San Cipriano Sararicò 1-1, San Desiderio Molassana 1-3, Tarro Scogliardica 0-0. Molassana che va sotto contro San Desiderio, poi rimonta e vince per 3-1 e in testa alla classifica lo troviamo con un più 7 rispetto all'Athletic, che si trova a 31 punti. Sararicò e Little Club seguono a 28 punti, Goliardica 26, Baiardo 25, Ortonovo 24, San Desiderio 23, così come San Cipriano e Forza e Coraggio, Real Fieschi 21 punti, Casarza Ligure 19, Don Bosco, Starros e Ronchese 16 punti e infine La Gaccia 2 punti. La sconfitta della Ronchese fa scivolare appunto la squadra in penultima posizione a pari merito con Starros, Don Bosco. E queste sono le squadre che si giocheranno sicuramente la retrocessione, assieme anche forse al Casarza e al Real Fieschi, che potrebbero essere resucchiate. A proposito della promozione B, arriva un messaggio da Fabrizio Barsacchi: grande Molassana, grande vittoria su uno dei campi più difficili del girone. È vero, noi quest'oggi avremmo seguito anche quella partita, ma purtroppo Laura Bevilacqua non si è sentita bene, quindi abbiamo dovuto rinunciare a fare una partita, abbiamo rinunciato a fare quella tra San Desiderio e Molassana. Auguriamo a Laura di riprendersi al più presto. Bene, andiamo a vedere, prima di andare a vedere il servizio tra il Serra di Co e il San Cipriano, andiamo a vedere un piccolo break pubblicitario. Questo programma è offerto da MT Interni, Centro Commerciale Fiumara, Autocarrozzeria Campi, Centro Bagni e Cucine, Prodizio Brasilero, Casa della Salute, RF Fireworks, Piaggio Mobili. Devi ristrutturare o arredare casa? Oggi con MT Interni non è più un problema. Un solo interlocutore per progettare, arredare e ristrutturare parzialmente o totalmente il tuo appartamento. Con tempi di consegna certi. Riceviamo su appuntamento. Contattateci al 348-4725-462 oppure www.mtinterni.it. MT Interni. Non è mai stato così facile ristrutturare la tua casa. Presso Casa della Salute, risonanza magnetica 45 euro. Casa della Salute, la qualità di sempre ad un euro meno del ticket, senza tempi di attesa. Rodízio Brasileiro, da oltre 25 anni, cucina tipica brasiliana, carne al churrasco, diretamente dallo spiedo al piatto. Rodízio Brasileiro di via Giacometti 36 a Genova e anche pizzeria, aperitivo, gran buffet di terra e di mare. Dalla domenica a giovedì, menù churrasquinho a sole 19 euro. Poteva mancare divertimento nel dopo cena? Certo che no! Le nostre cene diventano serata danzanti in ambienti divertenti ma tranquillo. Chiamaci a 010 50 71 20, il vero churrasco e samba brasileiro. Vincente è magico. Hai una Volkswagen? Affidati a chi le conosce bene.
Porta la tua auto da Autosincro, l'unico service Volkswagen da Celle Ligure a San Pier d'Arena. È per tutto l'entroterra, Valpolcevera inclusa. Il nostro team di professionisti specializzati è in grado di offrirti un'assistenza completa per qualsiasi necessità e di coniugare le tue esigenze di sicurezza e convenienza. Autosincro è a Genova, in via Certosa 2 Rosso, una traversa di via Fillac. Autosincro, telefono 010 644 2344. Non ti sbagliare, affidati a chi le Volkswagen le conosce bene. Presso Casa della Salute, RX ed ecografie a partire da 30 euro. Casa della Salute, la qualità di sempre ad un euro meno del ticket, senza tempi di attesa. La tua bolletta è troppo cara? Risparmia, non inquinare. Chiama subito Idrotermica Pinasco. Solo così puoi riscaldare e rinfrescare il tuo appartamento diminuendo le spese di gestione. È più semplice e meno costoso di quanto tu possa pensare. Idrotermica Pinasco, i professionisti del settore. A Genova, in via Volturno 14, zona Foce. Hai tamponato? Ti hanno tamponato? Nessun problema, vieni all'autocarrozzeria Campi. Auto di cortesia, garanzia sul lavoro eseguito, soccorso stradale, ritiro e consegna del vostro mezzo a domicilio, pratiche assicurative legali, ma non solo, verniciatura a forno, prodotti di alta qualità e vernici ad acque ecologiche. Tutto questo lo trovi solo all'autocarrozzeria Campi, in via Renata Bianchi 115 a Genova Campi, a pochi metri dall'IKEA. Questo programma è offerto da MT Interni, Centro Commerciale Fiumara, Autocarrozzeria Campi, Centro Bagni e Cucine, Prodizio Brasilero, Casa della Salute, RF Fireworks, Piaggio Mobili. Entrano in campo di corsa San Cipriano e Sararicò. La partita del girone di andata si era conclusa con 1-0 per i gialloblu. Oggi a separarli in classifica sono ben 5 punti. Partita accesissima fin dai primi minuti. All'11esimo Poggioli ottiene la palla e, inseguito dalla squadra avversaria, avanza verso l'area, ma lo raggiunge Bondelli facendolo cadere a terra, in prossimità dell'area. È rosso. I padroni di casa rimangono in 10 uomini. Occasione ideale di nuovo per Poggioli, che attacca da sinistra al 20esimo e, mirando a destra, passa al portiere, ma è fuori. Al 23esimo Zanforlin batte un calcio di punizione, la palla sorvola la barriera, ma Fuselli non la lascia passare. Il risultato rimane sullo 0-0. 32esimo minuto. Un cambio di gioco improvviso fa finire la palla ai piedi di Lobascio. È rincorso da Villa, si avvicina all'area. È buona. Esce Scala e Lobascio ha l'opportunità di scartarlo, segnando un bel gol per il Sararicò. Donati al 38esimo prova a rispondere. Da centrocampo raggiunge l'area, dribbla la difesa. È prossimo alla rete, ma interviene il piede di un gialloblu a salvare la porta. Inizia il secondo tempo, come ci mostrano le riprese di Enrico Figus. Tempo per i padroni di casa di riscattarsi o per confermare il vantaggio degli ospiti. Già nel primo minuto Gazzano avanza verso la porta, ma il suo tiro è respinto da Villa. Al 14esimo di nuovo Zanforlin a battere un calcio di punizione. Il suo tiro da lontano, questa volta impeccabile, e finisce nell'angolo sinistro della porta. Troppo tardi, Fuselli prova a pararla. Ormai siamo 1-1. La partita si infiamma nuovamente. Tre minuti dopo il Sararicò prova a controbattere. Ciccia in area, riprende palla dopo che è sfuggita al portiere, ma finisce a terra, mentre Merlo impedisce il gol. Rosso per Mello e rigore per i gialloblu, ma il tiro di Lobascio viene parato. Nonostante siano due in meno, il San Cipriano continua ad attaccare. Al 40esimo Raiola avanza rapido, ma il suo tiro finisce fuori. Gli ospiti negli ultimi minuti tentano il tutto per tutto. Al 46esimo Sardu la mette in mezzo per Ronco, tira, ma niente, splendida parata di Scala. Onore al San Cipriano, che oggi ha tenuto testa prima in 10 e poi in 9 uomini al Sararicò. Pareggio meritato dunque. Anche Silvia Isola ha tenuto testa con quel berrettino, eh? Quel berrettino, c'era freddo, eh? Quando fa freddo il berrettino è fondamentale. Bene, abbiamo delle immagini che Enrico Figus, eccolo qua, il calcio di rigore, eccolo qua, non concesso al San Cipriano, non si riesce a capire, sembrerebbe rigore, diciamo che una volta che l'ha abbracciato l'attaccante furbescamente si porta dietro il braccio, no? Cosa dici, Alessio? Un abbraccio un po' troppo intenso. Un po' troppo intimo, quindi sì. Calcio di rigore che non è stato dato. Sì. Cosa ne pensi, Fabrizio? Sì, ci poteva stare. Sì. Massimo, siamo tutti d'accordo che poteva essere sicuramente dato un calcio di rigore. Abbiamo anche la possibilità di vedere il primo gol del Sararicò, anzi no, l'espulsione, subito la prima azione dove rimangono 10. Perché mi sembra che l'azione parta in un... Se riusciamo a vedere, perché ho un 2, eccolo qua. Ah no, parte da dietro, quindi sì. Non è fuori gioco, assolutamente.
E il rosso ritengo che sia giusto, perché comunque ha interrotto una chiara occasione da gol. Bene, bene, quindi 9 uomini contro 11, San Cipriano è riuscito a far bene. Andiamo a vedere quello che è successo invece in prima categoria. Il girone A, vi diciamo subito che c'era una partita che si stava giocando, che era quella tra Varazze e Legino. Il risultato prima di andare in trasmissione era di 1-1, adesso la partita è terminata a favore del Legino per 3-1. Sì, questa è la prima categoria, sì, promozione girone A. Andiamo a vedere quello che è successo, anche qua il Campobononi vince col Bolzoli per 3-0, vince la Cairese in trasferta per 2-1, pareggia invece per 4-4 il Pietra Ligure, quindi la Cairese diventa la nuova capolista. Andiamo a vedere gli altri risultati. Bordoli Campomorone 0-3, Branio Prese rinviata per ghiaccio, Campese Taggia 1-4, Camporosso Cairese 1-2, Leonesi Certosa 0-0, Pallari Pietraligure 4-4, Varazze Don Bosco Legino è finita 1-3, Veloce Ceriale 0-1. La classifica anche qua sarà da modificare o era già con 1-1? Qua è aggiornata a fine primo tempo, quindi due punti in più per... Il Legino, quindi praticamente Cairese 40, Pietraligure 38, grazie appunto alla vittoria della Cairese in trasferta e al pareggio dei Pietraligure, la Cairese di mister Podestà si porta in testa la classifica solitaria, il Campomorone segue con 36, Taggia 34, la Praese si trova a 27 punti assieme al Bragno, ma con una partita meno, il Legino ne ha 27, visto che ha vinto e questo era il risultato aggiornato sull'1-1, Ceriale 21, Camporosso Certosa 20, Loanesi assieme al Campese 18 punti, Pallare 17, Varazze 12, Veloce e Borzoli 10 punti. Questa è la classifica. Noi abbiamo seguito assieme a Matteo Calavutti e Alessandro Borgnotto questa partita di Borzoli contro Campomorone Sant'Olcese. Quanto è finita? 0-3. Diciassettesima giornata del girone A di promozione. A sfidarsi sotto un sole spento di gennaio sono il Borzoli, anfitrione qui allo stadio Piccardo, e il Campomorone Sant'Olcese. I padroni di casa sono penultimi a pari punti con l'ultima della classe, la Veloce, a 10 punti e a 8 lunghezze di distanza dalla zona salvezza, che li consentirebbe di non giocare i play-out. I gialloblu vengono da una vittoria importante fuori casa con Legino, ma non sarà certo facile oggi strappare qualche punto, perché dall'altra parte il Campomorone è in tutt'altro stato di forma. Infatti con sole 3 sconfitte è terza soli 4 punti della coppia di testa, formata da Pietraligure e Cairese, e che quindi cercherà sicuramente il punteggio pieno in questa giornata. Alla mezz'ora l'episodio che cambia il volto alla gara. Curabba in velocità si incune lato dell'area di rigore e viene atterrato. Per l'arbitro Di Cicco di Lanciano non ci sono dubbi, è rigore. Della trasformazione si occupa Balestrino che non sbaglia, è 1-0 per il Campomorone. 10 minuti dopo è ancora il Campomorone a cercare la via del gol per chiudere il discorso 3 punti. Bruzzone si mangia la fascia alla sinistra del portiere e punta il primo palo. Stavolta è piovesano e attento e si salva in corner. Gran momento offensivo per gli ospiti. Non ci sono altre emozioni nei primi 45 minuti, andiamo con le immagini alla ripresa. Inizia il secondo tempo sullo stesso canovaccio che aveva caratterizzato il primo. È il Campomorone a fare la partita contro una buona retroguardia gialla. Ma in contropiede sono i bianco-blu a trovare di nuovo la marcatura. Viene servito bene al limite dell'area Balestrino. Con un bellissimo diagonale trafigge Piovesana e sigla doppietta, portando a 9 i punti stagionali e mettendo al sicuro il risultato. La squadra di Baldi però non ci sta e prova a portarsi in avanti. Serie di passaggi finalizzati a servire Sciutto, che si trova tu per tu con Cianciani senza però avere il tempo di pensare. Tiro centrale che l'estremo difensore neutralizza senza troppi fronzoli. Al 23esimo il campo chiude la pratica Borzoli, staffilata di potenza da molto fuori dall'area del Borzoli, che si stampa sulla traversa sopra la testa di Piovesan. La sfera poi prende una strana impennata a campanile che Curabba è bravo a intercettare e a depositare in rete. Terzo gol per gli ospiti e partita virtualmente chiusa con 15 minuti di anticipo. All'ultimo minuto di recupero il Borzoli ha l'opportunità per il gol della bandiera, crossa al limite del campo che trova la testa di Piovesan, sfera salvata sulla linea da Cianciani che salva il risultato. Finisce 3-0 al Piccardo di Borzoli, Campomorone che passa senza troppe fisime, i padroni di casa avevano anche retto nel primo tempo, ma nel secondo si sono viste le diverse qualità tecniche. Bene, andiamo a vedere di nuovo la classifica di questa promozione girone A, così con Vincenzi, con Taccio e con Sebastiano Sciortino, andiamo a sentire quello che è secondo loro la loro opinione di questa... Chi è che vincerà? Tu che sei abituato a vincere... Che bella promozione, ma io dico Cairese Taggia.
Cairese e Taggia. Taggia, secondo me, si è rinforzata, è obiettivamente un organico molto, 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 molto importante. E anche la Cairese, comunque. Con... Sì, sì, senza dubbio, però ha fatto degli belli innesti anche nel mercato di dicembre. E la Cairese, senza ombra di dubbio. Poi hanno Daddi, che voglio dire, ogni domenica timbra, e quindi sì. Secondo te, Sebastiano, invece? Io credo sicuramente la Cairese, perché oltre all'organico ha un allenatore che ha un carisma importante, quindi credo che sarà la Cairese. Ma quello che invece mi vorrei sottolineare, perché conosco bene la realtà, è il Borzoli, che dopo un girone d'andata purtroppo negativo è riuscita già a risalire un pochino la china, e con gli innesti nuovi e la grinta che hanno questi ragazzi, io credo che potranno sicuramente salvarsi o perlomeno arrivare a fare i play-out, se poi si riusciranno a fare. Tu come vedi questo girone? Anche il Campo Morone si può reinserire? Campo Morone è una buona squadra sicuramente, secondo me però Cairese, Pietra e Taggia hanno qualcosina in più, poi sono squadre di paese. Di paese, bravo, esatto. Hanno un pubblico dietro. Hanno un pubblico dietro, andare a giocare a Cairo, a Pietra, non è mai facile, non è mai facile. Per quello che riguarda sotto, anch'io dico che il Borzoli secondo me può aspirare a fare qualcosa di più, perché comunque con l'arrivo di Gianni Baldi e con comunque 8-9 mi sembra giocatori nuovi, possono comunque sicuramente provare perlomeno a fare play-out. Poi non so se riescono a evitare quello magari è un po' più dura, però i play-out secondo me riescono a guantarli. Alessio, come... Secondo me Cairese in primis, Taggia e Pietra subito dietro. Anche te vedi Campo Morone un sì, po'... Sì, Campo Morone in casa sono una squadra ostica, l'anno scorso l'ho affrontato con l'Albissola, in casa ti mettono in difficoltà, fuori casa un po' meno, le altre hanno un organico superiore secondo me. E questa veloce, insomma, un po' con i 100 anni di storia l'hai portato un po' di lustro. Eh sì, ho fatto dei begli anni, obiettivamente, e poi purtroppo sono retrocessi nel corso degli anni. Io mi auguro veramente di cuore che comunque riescano a salvarsi, poverini. Poi leggevo così e sentivo, ultimamente hanno anche tanti infortuni, hanno subito anche hanno dei giovani attaccanti molto bravi, secondo me, che non sono ancora riusciti a sfruttare, quindi il mio augurio è quello di poter veramente rimanere in categoria. Noi andiamo in pubblicità, poi ci ritroveremo tra qualche minuto con l'Eccellenza, la Serie D. Questo programma è offerto da MT Interni, Centro Commerciale Fiumara, Autocarrozzeria Campi, Centro Bagni e Cucine, Prodizio Brasilero, Casa della Salute, RF Fireworks, Piaggio Mobili. Devi ristrutturare il bagno? Dai un calcio alla crisi. Vieni da Centro Bagni e Cucine. Un bagno completo, materiale e manodopera, 5.000 euro più IVA. Chi viene da Centro Bagni e Cucine trova un servizio a 360 gradi, dalla ristrutturazione alla posa di piastrelle, al montaggio di sanitari, rubinetterie, oppure caldaie, scaldabagni. Qui da noi trovi tutto, dalla piastrella al box doccia o dal mobile più ricercato al chiodo. Segna anche tu il tuo gol, vieni da Centro Bagni e Cucine. Poltrone Semac, a chi sono adatte? Ma sono adatte a tutti. Quindi amici, chiamate il numero che vedete in sovraimpressione per avere una consulenza a casa vostra, del tutto gratuita, senza impegno. Tutte le poltrone Semac offrono benefici, non soltanto di comodità, come abbiamo visto, la pediera che si alza, lo schienale che si reclina, l'alzata molto importante soprattutto per le persone che hanno difficoltà a sedersi, magari per mal di schiena o addirittura ad alzarsi. Cosa state aspettando allora? Telefonate! Bail-in, bail-in, bail-in. Ma Giorgio, stai ancora pensando al bail-in? No, questa volta dico bail-in davvero. Non ho dato la retta al signor Torretta e la mia banca mi ha fatto perdere tutti i miei risparmi. E allora vieni, ti riaccompagno dal signor Torretta. Ma questa volta, per favore, dagli retta. Distinguiti dagli altri, scegli il tuo consulente patrimoniale. Massimo Torretta, via dei Maristi 2, telefono 010 31 0821. Vedrai Giorgio che questa volta non butterai più via i tuoi risparmi. Chiamami anche tu per una seria consulenza patrimoniale. Lunghe e noiose partite?
Basta! Qui potrai noleggiare, acquistare o provare gratuitamente nuovi giochi con i tuoi amici o con la tua famiglia. Cucina e caffetteria ti potranno accompagnare lungo la via che porta alla vittoria. Zugemo è brillante. Sorprendente. Divertentissimo. Bello. Eccezionale. E per gli orari, consulta la nostra pagina Facebook. Zugemo ti aspetta al mattino, pomeriggio, sera a Genova Rivarolo, in via Vezzani 242 Rosso, parcheggio riservato. Zugemo! Aperti sempre, cinema, bowling, sala giochi, golden casino, area bimbi, bar, ristoranti, negozi per tutte le tasche. L'imbarazzo della scelta per il divertimento puro quest'anno con una sorpresa in più. Dove? Ma a Fiumara ovviamente, centro commerciale Fiumara, shopping and fun, dove ogni famiglia può divertirsi una giornata intera ed essere trendy. Fiumara è facile da raggiungere, in auto e in treno, parcheggio gratuito. Vieni a trovarci su Facebook e su www.fiumara.net. Fiumara, shopping and fun sempre con te. Pizza da sport più buona di Genova la puoi acquistare qui, in via Parma 11 Rosso, a Pegli. Sosta obbligata, quest'anno vi attende con il giardino interno, dove potrete gustare le nostre 184 pizze senza aumenti di prezzo. Non potrete resistere ai profumi della focaccia al formaggio, farinata, della speciale pizza regina con funghi porcini, prosciutto crudo e formaggio grana. Sosta obbligata è a Pegli, in via Parma 11 Rosso, telefono 010 69 81039 oppure 348 915 2500 www.pizzeriasostaobbligata.com. Sosta obbligata, fermarsi è d'obbligo. Questo programma è offerto da MT Interni, centro commerciale Fiumara, autocarrozzeria Campi, centro bagni e cucine, Prodizio Brasilero, Casa della Salute, RF Fireworks, Piaggio Mobili. Bene, nell'oasi di Primo Canale, che c'è veramente il condizionatore a palla, c'è un caldo pazzesco, eh? Quindi, abbastanza. Bene, nella nostra oasi arrivano dei messaggi, tra altre cose da Serrarico, che sono messaggi infuocati, dove ci dicono appunto che non aveva messo un gol del Serrarico che era probabilmente regolare, e altre azioni a favore del Serrarico. Ora cerchiamo appunto di metterci in contatto con Enrico Figus e farci mandare quantomeno il gol annullato al Serrarico. Dimmi Simone. Dai, ogni volta che parla Bisio arrivano 30 messaggi tutti di donne, e tra l'altro che due hanno divorziato anche nei frattempi, quando parla Bisio. Ah sì? Sì, sì, è vero. In effetti è vero, arrivano delle belle notizie, Prendi in giro. Gente in sesso, sì. Gente che lascia i mariti, vuole venire qua sotto. No, chiedono il numero di telefono, però poi possiamo darlo? Sì. E tra le varie donne un Maurizio ex Albissola scrive: un saluto ad Alessio Bisio, grandissimo calciatore e atleta, in bocca al lupo per il futuro, Maurizio. Presto in campo. Era il team manager l'anno scorso all'Albissola. Presto in campo e presto anche a uomini e donne, no? No, in campo spero tra una cinquantina di giorni. Ok, io ho capito che il presidente ti porta dietro perché fa insomma la pesce pilota lì, Bene, andiamo a vedere quello che succede in eccellenza, quello che è successo in eccellenza, dove l'Albissola vince per 3-0 contro Moconesi. Le due finaliste oggi, dopo aver vinto, dopo aver fatto 3 gol nella domenica precedente, 3-3 il Serrarico e 3-1 il Moconesi, ne prendono invece 3 entrambe, 3-0 il Moconesi e 3-1 il La Sestrese. Andiamo a vedere com'è andata. Alvenga San Margheritese 1-1, Albissola Moconesi 3-0, Busalla Imperia 1-0, Genova Calcio Rapallo 2-2, Rivasamba Magrazzurri 0-1, Valdivara Sestrese 3-1, Ventimiglia Rivarolese 4-5, Voltrese Vado 1-2. Ventimiglia Rivarolese 4-5, vinceva Ventimiglia 2-0, poi la Rivarolese è andata in vantaggio per 4-2, poi ha pareggiato il Ventimiglia per 4-4, nel finale Memoli ha messo sigillo per la vittoria della Rivarolese. Andiamo a vedere la classifica di questo girone, dove in coda, eccolo qua, Rapallo, grazie a questo pareggio, che Rapallo perdeva 2-0, ricordiamo, e si incomincia a vedere la mano del mister, anche qua, no? Davide Marcelli, che salutiamo, ma andiamo a vedere la classifica. Albissola 37 punti, Genova Calcio e Vado 32 punti, Rivarolese 29 punti, Valdivara 26 punti, Moconesi Busalla 24, Imperi Albenga 23, Ventimiglia 22, San Margheritese 20, Rivasamba 19, Sestrese Voltrese Rapallo 17 punti e infine Magrazzurri 11 punti.
Bene, questa la classifica. Sebastiano, siete penultimi in classifica con 17, avete una formazione però di tutto rispetto. Io in Coppa ho visto una gran Sestrese. Abbiamo fatto un bel servizio durante la settimana. Insomma, cosa è successo? La Coppa è qua, è bella. Ma oggi direi che non abbiamo giocato. Siete passati in vantaggio con Vinturelli? Sì, è stato un gol abbastanza fortuito, nel senso che è stato un rilancio del portiere sbagliato. Vinturelli ha un gran tiro e ovviamente... Però ti dico, in questo momento passa tutto in un secondo ordine, perché stiamo ancora, meno io perlomeno, siccome ho la convinzione che riusciremo sicuramente a salvarci, ho la... Vivo ancora un po' cullato da questo momento estremamente piacevole che ci ha portato a vincere questa Coppa, che poi rappresenta una sorta di premio per tutto quello che è l'ambiente della Sestrese, che parte da un grande settore giovanile, dalla stella Sestrese. Mi permetterà l'amico Vincenzi che anche noi in Coppa Ligure vi abbiamo battuto un po' di qualche tempo fa, se non mi sbaglio, come stella Sestrese. Non abbiamo fatto 3-2? Abbiamo vinto noi. Mi sembrava che una partita l'avessimo vinta in Coppa Ligure. Non è certo questo. Ma no. E comunque questo ripaga un pochino degli sforzi di tutto quello che stiamo facendo questi anni. Qui invece questa vittoria qua contro Moconesi, gran gol di Vinturelli. Gran gol di Vinturelli che mi dispiace contraddire i dirigenti del Moconesi, non era in fuorigioco perché le immagini parlano chiaro. Poi queste sono partite che si vincono o si perdono di Rovetta, grazie a imprese dei singoli. Rovetta ha fatto dei miracoli, Vinturelli ha fatto un grandissimo gol, e quindi insomma la sommatoria di tutto ci ha permesso di alzare questa coppa. Credo tutto sommato, poi soffrendo parecchio, ma il Moconis è una grande squadra, ci ha messo veramente in difficoltà. Monticone, lo vediamo, Monticone è stato... un grandissimo giocatore, anche Mosto che ha fatto un gran gol. Qua un gran gol di Mosto. No, questo sicuramente, però diciamo che poi alla fine queste sono partite dove vince forse di più la componente caratteriale, la determinazione e la voglia di non arrendersi. Poi se pensiamo ai giocatori che abbiamo, effettivamente sono cose facilmente realizzabili, non sempre riescono, però diciamo che la struttura c'è. Mosto era marcato da un ragazzino, perché stava assente il vostro capitano, ragazzino del 97 che però ben giocato. Parte... No, i ragazzini nostri sono tutti ragazzi che hanno, già, hanno un'esperienza notevole di eccellenza, quindi insomma anche se sono del 99 sono sicuramente idonei a questa categoria e con gli anni miglioreranno sicuramente. Bene, adesso volevo far vedere appunto la Coppa, un'altra campanata di Rovetta, e qua abbiamo la Coppa che la Sestrese porta a casa. Sì, per la quarta volta, no? Questa è la quarta volta, sì. Quarta volta. Quarta volta, mai nessuno nella storia della Liguria ne ha... Sì, diciamo che questo è un ulteriore merito per la società e quello che ha fatto negli anni passati. E poi qua questo gol annullato. È un gol in fuorigioco, penso che lo fosse, perché sì. Davvero io non si poteva vedere. No, era fuorigioco. E quindi insomma. E poi questo gran gol di Vinturelli che. Gol di Vinturelli non nasce per caso, perché è stato un appoggio fatto da Mossetti che era appena entrato, era convalescente, ha messo la palla in una niente. Sì, peraltro lì avete prestato alto, una palla persa malamente dal centrocampo del Moconesi, è stata fatta diventare un'azione passiva, in posizione attiva, ed ecco lì che ne ha approfittato Vinturelli per conto da quelle praterie libere. Vinturelli è un gran giocatore, quindi... Come tutto il nostro attacco, d'altra parte, credo che Battaglia. Se l'attacco Taglia, Leto, Migliaccio, poi insomma centrocampo, Merialdo, Mossetti, Eragno, ragazzino 99, insomma sono giocatori che possono dar tanto. Poi la retroguardia con Ferraro che è con noi da sempre, con Tangredi, con Liga, con Lombardo, con Ardinghi, insomma diciamo che abbiamo un gruppo di giovani che... Sì, fa strano vedervi lì. Sì, ma diciamo che noi abbiamo sbagliato sicuramente l'approccio con molte partite, abbiamo avuto un pizzico di sfortuna, però tutto sommato poi credo che il risultato e la posizione in classifica rispecchi i valori in quel momento espressi. Noi probabilmente... Eccolo qua il gol.
Questa è una cosa, cioè, Vitorelli fa una cosa impensabile, cioè, tu prova a immaginare quello che provavo io in questo momento, continuavo a dire tira, tira, tira. E lui ci sei portato a spasso. Lui diceva c'era sempre qualcuno davanti, finché non ha... Poi è un ragazzo spettacolare, quindi insomma, ecco, comunque è stato un gran gol. Sì, è stato un gran gol, eccolo qua, vediamo l'immagine, fermo. E poi c'è anche quello in mezzo che alza il braccio, che probabilmente teneva in gioco tutti. Credo che fosse regolare. Sì, c'è poco da dire, poi viene nel finale il terzo gol, l'espulsione di Pelosin, poi sì, sono rimasti in nove. Indubbiamente se il Bocconisi fosse riuscito a fare gol dopo il pareggio noi avremmo avuto grandissima difficoltà a rimontarlo, però in una squadra ci sono i portieri, sono gli attaccanti, il portiere nostro ha fatto tre miracoli sicuramente e i nostri attaccanti hanno fatto... E sicuramente non ha demeritato, il primo tempo se finiva 2-0 per l'assistenza non c'era niente da dire, sì. Secondo tempo se era 4-2 per il Mocconesi il risultato rispecchiava, è chiaro che poi nel calcio è fatto di episodi e di parate, di giocate dei singoli, come dicevi giustamente te, sì. Sicuramente il portiere e Venturelli sono stati due giocatori che hanno fatto la differenza in questa partita. Bene, passiamo oltre, andiamo quindi a parlare del campionato di eccellenza, rivediamo la classifica che vedete in testa l'Albissola con un più 5 sulla Genova Calcio che pareggia con questo rapallo che rimonta al 2-0 iniziale della Genova Calcio. Abbiamo un servizio di Ragusa e Giulia Bartolo. Giulia Bartolo è a seguire quello del Busalla, Busalla che vince per 1-0, sempre il servizio di Samuele Ragusa grazie alle immagini di Cristiano Monti. Quattro vittorie consecutive, secondo posto a 3 punti dalla vetta. Questa è la Genova Calcio, che nella seconda giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza ospita la squadra nella posizione diametralmente opposta in classifica, il Rappallo Ruentes, con la quale all'andata aveva perso 2-0. Dopo appena 3 minuti la Genova Calcio è già pericolosa. Da fuori area ci prova Ilardo, si salva a Volta. Quinto minuto, incertezza di Volta sul tiro di Capannelli, ma la retroguardia del Rappallo riesce a deviare in angolo. È proprio dagli sviluppi del corner che la Genova Calcio sblocca il risultato, Riggio ad andare a segno. Alla mezz'ora la prima occasione per il Rapallo. Romanini batte il corner, Baldini alla conclusione, Secondelli sventa il pericolo. La formazione ospite protesta per un fallo di mano, non fischia già un quinto di Trapani. Immediata la risposta della Genova Calcio, che a 34esimo centra il raddoppio, con il gran gol da fuori area di Capitan Raso. A 5 minuti dal termine ancora i padroni di casa in avanti, Volta con una grande parata alla meglio su bomber Parodi. Si passa sul risultato di 2-0 a secondo tempo, immagini e montaggio di Samuele Ragusa e dopo 6 minuti a provarci è il Rapallo, calcio di punizione, va al tiro Moriani ma punta troppo in alto, prima possibilità della ripresa per la Genova Calcio, Capannelli dalla distanza trova la mano di Volta, si risveglia il Rapallo nel secondo tempo e al 63esimo trova il gol, Salcu ad accorciare le distanze, ancora i bianconeri un minuto dopo a mettere i brividi alla Genova Calcio, ma il tentativo di Moriani non va a buon fine, un minuto dopo ci sono ancora Parodi e Volta a trovarsi a tu per tu, è il portiere del Rapallo ad avere la meglio. Alla mezz'ora c'entrano il raddoppio i bianconeri, in sacca di testa Romanini e pareggia i conti. La risposta della Genova Calcio passa dai piedi di Raso, ma la traversa nega al capitano la gioia della doppietta. Continua a crederci il Rapallo che 2 minuti dopo ha un'ottima occasione, ancora Salcu a essere pericoloso. In avanti c'è ancora la formazione ospite, che allo scadere del secondo tempo si divora due ghiottissime occasioni, la prima con Bellini e la seconda con Morini. Rapallo, bestia nera della Genova Calcio. Si arresta la striscia di vittorie della Genova Calcio, il Rapallo con un secondo tempo strepitoso agguanta il pareggio. Il 2017 del Busalla continua nel migliore dei modi con la seconda vittoria consecutiva per i valigiani che dopo la Rivarolese piegano anche l'Imperia. Busalla fin da subito con il piede a tavoletta sull'acceleratore. Non riesce a beffare Todd che in sicurezza blocca a terra. Il numero 1 è ancora provvidenziale poco dopo sulla punizione dello specialista Compagnone con un intervento che tiene ancora il risultato sullo 0-0. 0-0 che però ha i minuti contati perché al 28esimo Cagliani viene pescato ottimamente in profondità e questa volta non si fa ipnotizzare da Todd sbloccando il match. Gol fondamentale è quello del numero 11 con un speciale dedica al compagno di squadra Arnulfo infortunatosi la settimana scorsa. Si affaccia finalmente in avanti l'Imperia con la conclusione di Laera che però si spegne a lato. Seconda frazione che comincia con uno straripante Busalla ancora con 10 e ancora con Todd che ferma il contropiede con l'ennesima
una provvidenziale parata. L'Imperia non ci sta e questa volta ci prova con i Meri, che dopo una poderosa cavalcata non riesce a mettere in difficoltà Balbi. Ma il break nerazzurro viene nuovamente interrotto da Cagliani, che sull'ennesimo contropiede prova a beffare Todd in uscita, ma il numero 1 con un colpo di reni evita il 2-0. Nel finale c'è ancora spazio per due altri miracoli dell'estremo difensore ospite, che prima chiude la porta a 10 e poi nega la doppietta personale a Cagliani, che sulla ribattuta spara alto. Tre punti fondamentali per il Busalla, sempre più lontano dalle zone basse della classifica. Questo programma è offerto da MT Interni, Centro Commerciale Fiumara, Autocarrozzeria Campi, Centro Bagni e Cucine, Prodizio Brasilero, Casa della Salute, RF Fireworks, Piaggio Mobili. Rodízio Brasileiro, da oltre 25 anni, cucina tipica brasiliana, carne al churrasco, diretamente dallo spiedo al piatto. Rodízio Brasileiro di via Giacometti 36 a Genova e anche pizzeria, aperitivo, gran buffet di terra e di mare. Dalla domenica giovedì menù churrasquinho a sole 19 euro. Poteva mancare divertimento nel dopo cena? Certo che no! Le nostre cene diventano serata danzanti in ambienti divertenti ma tranquillo. Chiamaci a 010 50 71 20, il vero churrasco e samba brasileiro. Presso Casa della Salute, visita cardiologica a partire da 30 euro. Casa della Salute, la qualità di sempre ad un euro meno del ticket, senza tempi di attesa. Devi ristrutturare o arredare casa? Oggi con MT Interni non è più un problema. Un solo interlocutore per progettare, arredare e ristrutturare parzialmente o totalmente il tuo appartamento. Con tempi di consegna certi. Riceviamo su appuntamento. Contattateci al 348-4725-462 oppure www.mtinterni.it. MT Interni. Non è mai stato così facile ristrutturare la tua casa. Spim SPA realizza i tuoi sogni. Cerchi casa? Da noi troverai l'appartamento su misura per te, grazie alla nostra ampia offerta di oltre 70 immobili disponibili subito in molti quartieri di Genova. I prezzi? Decisamente accessibili. Si parte da 32.000 euro a salire. Visita il sito spimgenova.it. Siamo a Genova San Pier d'Arena, al Mattitone, al 7° piano. Spim SPA, sfrutta la tua occasione. Hai tamponato? Ti hanno tamponato? Nessun problema, vieni all'autocarrozzeria Campi. Auto di cortesia, garanzia sul lavoro eseguito, soccorso stradale, ritiro e consegna del vostro mezzo a domicilio, pratiche assicurative legali, ma non solo, verniciatura a forno, prodotti di alta qualità e vernici ad acque ecologiche. Tutto questo lo trovi solo all'autocarrozzeria Campi, in via Renata Bianchi 115 a Genova Campi, a pochi metri dall'IKEA. Chiudi il mondo fuori, con Sermetal puoi! Sermetal, serramenti di qualità al giusto prezzo. Vieni a trovarci, insieme troveremo la giusta soluzione. Sermetal, a Genova in via Sardorella 75 Rosso e in via Bologna 94 D Rosso. Ti tocca stare in casa. Perché tu sei contento? Perché io in casa ci starò benissimo. Mi hanno comperato la cameretta nuova. Siamo andati da Piaggio Mobili. Ci sono tante camerette belle e colorate, resistenti e convenienti. Per camerette, da 10 e lode. Piaggio Mobili è a Rossiglione, a 20 minuti da Genova, raggiungibile con l'autostrada Voltri-Alessandria, a 7 km, uscita Masone. Questo programma è offerto da MT Interni, Centro Commerciale Fiumara, Autocarrozzeria Campi, Centro Bagni e Cucine, Prodizio Brasilero, Casa della Salute, RF Fireworks, Piaggio Mobili. Bene, eccoci rientrati in studio, quindi abbiamo visto queste due partite di eccellenza, parliamo un po' di questo campionato, la Bissola che l'anno scorso ti vedeva, insomma tu conosci bene. Sì. Alessio. Sì, l'anno scorso mi ha fatto un gran campionato. Mi hanno vinto e quest'anno comunque hanno cambiato parecchio, ma sono sempre una squadra importante. Diciamo che secondo me è la più attrezzata per vincere il campionato. Poi è chiaro che sono sufficienti per vincere il campionato? Non sono sufficienti perché comunque basta perdere una partita e puoi mettere comunque il primato in dubbio. E per il Genova Calcio è una buona squadra, anche il Vado stesso è una buona squadra. Davanti sono bravi. Cosa può mancare a Genova Calcio e Vado per poter arrivare a Olese, per poter insidiare
questa vittoria dell'Albisola? Un po' di continuità a livello di risultati. L'Albisola, anche con comunque l'esperienza dell'anno scorso, sono più abituati a vincere. Genoa Calcio e Vado magari un po' meno. L'Albisola ha un allenatore vincente, e le altre due sì, hanno dei buoni allenatori, ma non vincenti come... Maesano, insomma, Genova Calcio ha vinto parecchio anche lui. Sì, sì, però comunque a livello anche di società, conosco il presidente Colla, è una persona vincente anche lui nel suo lavoro ed è uno che comunque ha investito molto. Oggi Marcelli ha messo questo 2-2. Sì. Mister importante, un carattere, cerca sempre comunque di tirar fuori il meglio dai propri giocatori, ha sempre fatto dei campionati, l'ho incontrato molti anni quando giocavo anche nella Veloce, quando era Val di Vara. Tu quando finirai di giocare a calcio, tra quanto pensi? Spero il più tardi possibile, anche se però, 41 anni sono tanti. Ti stai già attrezzando, vedo che c'è una scuola a calcio, sì, c'è Gianfranco Cusceddu. Sì, a Savona, prima a Liguria, abbiamo 130 bambini, stiamo facendo un bel lavoro, sono cose belle. Due valenate? Nella mia struttura le trincee, in centro a Savona. Perfetto. Sì, sì, bello. Bene, andiamo a vedere quello che è successo invece in Serie D. Simone Maggi sta ultimando. Simo, a che punto sei? Finito in questo istante proprio la Lavagnese, arrivata, quindi l'Argentina, Real Forte Querceta, Lavagnese contro il finale, e poi avremo naturalmente Ligorna con la Fezzanese. Col poeta, Carlo Casarico. Carlo Casarico. Candidato al Nobel, tra l'altro. Esatto, sì. L'ha dato a Bob Dylan, lo possono dare anche a Casarì. Andiamo quindi a vedere i risultati della Serie D, girone A, girone E, il girone appunto delle Liguri, dove oggi il Ligorna ha vinto per 3-2 il derby contro la Fezzanese, così come la Lavagnese ha vinto per 2-0, insomma la Lavagnese che si è andata a ritorno ha vinto contro il finale. È andata 4-1, sonoro, ma era dopo che il finale aveva vinto la prima a Massa, quindi era un finale che doveva ancora prendere le misure. Questo invece è un finale più... Sì, è un finale più di categoria, tra l'altro vedevo le immagini, il primo tempo 0-0 combattuto, predominanza della Lavagnese sicuramente nelle occasioni, il secondo tempo il finale è iniziato molto bene, poi però la Lavagnese nel momento forse migliore degli ospiti al 14esimo ha segnato l'1-0, come sempre, la grande squadra di esperienza. Argentina, Real Forte Querceta 1-1, Ghivizzano, Sporting Recco 2-0, Grosseto, Sesto Levante 1-4, importante vittoria questa, Simone, Sesto Levante. Vittoria io direi fondamentale, vitale quasi, perché... Noi Sesto Levante avevamo detto spesso che aveva vinto qualche turno fa, detto, è tornato Sesto Levante, finalmente si è tolto dalla crisi, invece poi ci è ripiombato. Avesse perso oggi o comunque anche avesse solo che pareggiato, oggi era sì. Male per i corsari. Anche perché il Corsetto gioca con la Juniores. Gioia Monteurlo, Savona 0-0, la Vagnese finale 2-0, Ligorna Fezzanese 3-2, no, il Ligorna che si porta in vantaggio per 3-0, la Fezzanese che poi rimonta sul 3-2, il Ligorna che rimane 9-11, ma riesce a tenere botta fino alla fine e finisce 3-2 per i genovesi, visto che parliamo tanto dei genovesi, ci hanno detto noi continuiamo a farlo. Massese contro Gavorrano 0-2, Ponsacco, Valdinevole e Montecatini 1-0, Viareggio e Sanremese 1-2. Il Viareggio che si è un po' rinforzato, però a Sanremese ha fatto una gran partita anche quest'oggi. Si è rinforzato anche la Sanremese, in settimana ha preso Marchetti, che insomma è un giocatore di categoria superiore, punta decisamente ad insidiare... ad insegnare il Gavorrano, perché il problema è che il Gavorrano oggi ha vinto a Massa e non l'avrei mai detto onestamente, perché vedevo una Massese molto in forma, anche molto forte, invece questo è un chiaro segnale al campionato. È un chiaro segnale perché più 6 su Sanremese e Savona, che sono a 34 punti assieme alla Lavagnese, quindi sono la Massese praticamente un poker di squadre che seguono la capolista, come giustamente mi suggerisce dalla regia Andrea Rocchiccioli, perché Andrea segue anche lui tutti i campionati, è appassionato come noi. Poi abbiamo a seguire il Real Forte Querceta con 32, finale 29, Ligorna 28, Montecatini 25, Ponsacco Argentina 24, Gioia 23, Sesto Levante 19, Fezzanese 18, Ghivizzano 18, Grosseto Viareggio 15, chiude lo Sporting Recco a 13. In una settimana, nel corso appunto della partita amichevole tra lo Sporting Recco contro il Siena, ho parlato con Salvatore Mango, il quale mi ha detto noi puntiamo a non rimanere nelle ultime due posizioni, sì, per poi giocarci play out. Qua abbiamo anche Massimo Faccioli che vive la realtà Recco, secondo te ce la possono fare a non rimanere mischiati? Se la giocano, secondo me, se la giocano, anche perché secondo me non sono così brutti come dice da ultimo posto in classifica. Hanno 3-4 giocatori che secondo me sono di categoria e sono molto bravi.
l'amichevole col Siena era un amichevole, quindi è finita 3-2, però. Finita 3-2 e hanno giocato secondo me molto alla bene e hanno messo in difficoltà il Siena. Probabilmente era imballato, veniva da 5 giorni di allenamenti mattina, sì, pomeriggio, cioè, e tutte quelle belle cose lì, però chiaro, è molto dura, non è che sia dura, che sia semplicissimo. Ora mi sembra che domenica abbiano la Massese, se non sì, sbaglio, quindi è un altro scontro difficile. Oggi era uno scontro oggi diretto, hanno perso. Era importante non perdere. Esatto, questo sicuramente sul morale non fa bene, però secondo me possono comunque cercare di farcela. Si sono comunque rinforzati a dicembre, a gennaio hanno preso il giocatore, ancora l'altro giorno è arrivato, mi sembra, Andreani dalla Fezzanese. Cioè, le potenzialità ci sono. Mentre invece per quanto riguarda la parte alta, Sanremese e Savona, due squadre che tu conosci, che voi conoscete bene, il Savona come lo vedi? Secondo me abbastanza bene, dal punto di vista forse dell'organico come rosa. Io credo che la Sanremese, anche con gli ultimi acquisti, abbia fatto qualcosina di più, obiettivamente. Sì. Possibilità per vincere il campionato? Io con gli scontri diretti tutto è fattibile, sicuramente. Vedo però che il Gavorrano comunque ha mantenuto sempre una certa continuità di risultato. Invece la Sanremese, per esempio, secondo me ha fatto molti pareggi in un certo periodo, e questo secondo me l'ha un pochettino frenata. Il campionato è lungo, poi la Serie D ovviamente è una categoria abbastanza difficile. Io credo che se la possano giocare sia ancora la Savona che la Sanremese. Dovessi fare una classifica, metterei però, magari, ripeto, solo per un discorso di organico, non per altro, la Sanremese forse pelo avanti, un pelo sul Savona. Sì. Sei d'accordo, Simone? Sì, sono d'accordissimo. Io tra l'altro ho proprio pronosticato la Sanremese vincitrice di questo campionato. E allora saremo... No, il problema del Savona secondo me è che non è che non dà continuità, perché un punto fa continuità alla vittoria col Ponsacco. Il problema è che quando deve accelerare, cioè oggi aveva un turno sulla carta per poter vincere in trasferta, invece è arrivato questo 0-0 che fa classifica comunque, però non sono quei segnali che magari si dovrebbero dare quando si cerca di puntare in alto, perché certo, se il Savona oggi avesse vinto sarebbe a 36 punti, sarebbe solo, secondo in classifica, a 4 punti dal Gavorrano. Serve un po' questo a Savona, però contiamo che l'allenatore è arrivato in corsa, il mercato poi è stato rifatto, comunque sono stati presi altri giovani, bisognerà vedere. Però sono d'accordo col presidente Vincenzi, secondo me la Sanremese come organico è più forte anche del Gavorrano. Adesso andiamo a vedere i tre servizi, tu l'hai già consegnato, quello della Lavagnese? Sì, ce l'ha consegnato proprio il nostro Emanuele Gerboni. Benissimo, grazie Emanuele. E noi andiamo a vedere ora un servizio, pubblicità, e poi in coda rientriamo con gli altri due. Corsi e ricorsi storici. Li teorizzò Vico e Polibio ben prima di lui. E così va in scena una sfida che sarebbe potuto essere uno spareggio play-out, ma che fu sicuramente match fondamentale per la salvezza. Passano gli anni, muta la classifica, ma non il valore intrinseco della posta in gioco. Serie D Girone E, Ligorna Fezzanese. Benvenuti. Subito Fezzanese con Grasselli, ma Pulidori vola. Sesto, angolo Ligorna, Grasselli devia, arriva Panepinto al volo e segna un gol pazzesco con una dedica davvero speciale. Vorrei dedicare questo gol a mia nonna. Gli armesi, perché al sedicesimo, stazione da calcio d'angolo, un pallone vagante in aria è agganciato da Di Vitto e Real Forte va in vantaggio alla prima occasione della partita. La reazione dell'Argentina non si fa attendere, tanto che solo 7 minuti più tardi arriva il subitaneo pareggio, così come subitaneo il tocco in area di Lobosco, che vale l'ottavo centro stagionale e l'1-1 che dà linfa ai padroni di casa. Arriverebbe infatti anche il gol del sorpasso, ma la rete di testa ancora di Lobosco viene inspiegabilmente annullata dal direttore di gara Luca Baldelli. Baldelli, protagonista in negativo anche nella ripresa, perché viene annullata un'altra rete ai padroni di casa, questa volta di Castaldo e questa volta per fuorigioco. Assolutamente rivedibile la segnalazione del primo assistente Facchini di Parma. Termina 1-1 tra le recriminazioni dell'Argentina. Però due decisioni nefaste. Io poi quella gol annullato allo Bosco, sinceramente non l'ho mica capito. Neanch'io. Non ho visto falli, non ho visto niente. Il fallo di confusione che l'arbitro fischia. Sì, però non sa cosa fare, fischia così.
succede tante volte. Peccato, perché Calabria poteva cominciare con... Eccolo qua. Sì, infatti. Andrea Rocchiccioli è andato subito a prendere... Eccolo qua. Anzi, addirittura è la maglia, è lui che viene trattenuto. E questo, non e questo di nuovo c'è il numero 6 che batte le mani, ma si batte forse, le mani, meno male che è andata bene. Perché... Forse il 10 era in posizione... Davanti al portiere. Poteva dargli fastidio. Poteva dargli fastidio. Sì, però c'era il 6 che teneva in gioco sì, tutto. Sì, no, no. Però 8. E purtroppo due gol per l'Argentina annullati. E, Simone, rimane dei messaggi? Parlando di Serie D, questa Sestrese? Sestrese deve cercare di mantenere la categoria, poi vedremo magari negli anni a venire. Noi abbiamo un gruppo di due squadre, più il Borzoli con il quale sono abbastanza amico. E tua moglie. Certo. Chissà che un giorno magari non si deciderà di fare qualcosa di più grande, vediamo, questo è un'ipotesi. Una formazione unica? Potrebbe essere, magari qualche un pochino più diretta verso a un traguardo un pochino più ambizioso. Peraltro dietro il campo ho visto una galleria che fa parte di un progetto che avevi fatto tu. Sì, al tempo che... quando facevo, ahimè, facevi il politico. Sì, facevo il politico, sì, era un progetto che era afferente alla discarica di Scarpino e questa galleria finalmente si è conclusa e adesso... Collega Sestri l'autostrada. Praticamente il casello dell'aeroporto direttamente al campo, quindi questo potrebbe dare anche un... Questo per Vincenzi quando verrà a giocare in eccellenza, che insomma prossimamente... Benissimo. In quanti anni ci arriverete in eccellenza, Fabrizio? Due, saranno la prossima semi promozione. Quindi io quindi alla prossima promozione, cioè, non sono un ipocrita, nel senso, quando la gente dice ma io basta partecipare, bello, io cerco di vincere, poi non ho detto che ci riuscirò, che ci riusciremo, la volontà è quella. A proposito di, insomma, di ipocrisia, guardate, andiamo a vedere invece quello che ci è stato richiesto appunto da qualche dirigente del Serra Ricò, il gol annullato al Serra Ricò, andiamo a vedere, eccolo qua. È questo? Non lo vedo io sinceramente. Sì, no, tu... Non ho schermi. Eccolo qua. Sul tiro. Non c'è nessuno. Il 9 giallo rimane... E dopo? In linea. Direi che è in gioco perché c'è il difensore del San Cipriano che sulla riga... Lo tiene. Sì, sì. Lo tiene in gioco, sì. E qua fischia, sì. Poi la palla è stata presa dietro la linea. Questo è... Probabilmente questa è l'azione che si riferiva... E Cesare Pelizzoli. Hai visto come siamo veloci? Eh sì, Enrico te l'ha mandato, tu l'hai scritto, insomma, è giù Andrea Rocchiccioli, tac. Andrea mi ha anche detto, guarda che c'è quello lì che lo tiene in gioco. Cioè, quindi io ho anche una consulenza che non ha nessuno. Altro che Graziano Cesare. Bene, arrivano dei messaggi, Giulia? Sì, è arrivato un messaggio da Davide Marcelli, che vabbè, fai i complimenti a tutta la redazione, in particolare ai due presidenti, Vincenzi della Lazio per la grande cavalcata e Sciortino Sestrese per la vittoria della Coppa Italia. Grazie. È vero, e invece faremo i complimenti l'anno prossimo anche a Cascio. Speriamo. Sì, io però devo anche tenere conto la Sampdoria Renese, che è una società abbastanza vicina a noi, quindi... Ah, quindi te chiunque vada sei contento? Ma io faccio un po' più il tifo per la Sampdoria-Renese perché è vicino a noi, adesso mi darà un pugno, ma no, però ovviamente... c'è un allenatore che è stato mio allenatore a Borgonati per 3 anni. Poi quindi... io, sì. Allora arriva anche un altro messaggio che chiedono se Simone Maggi può fare due palleggi, perché commenta sempre, adesso io lo metterei qua in mezzo a palleggiare. Ti vuoi fare due palleggi qua? Ah sì, guarda. Ne posso? Vieni. Io tanto qua ho messo il cappello di Babbo Natale, qua mi ha fatto mettere con Casalico in Serie D, ora faccio due palleggi. Io voglio vedere se sei, da tutti. Se sei in grado di fare due palleggi, bisogna che sei sempre insomma bravo a fare... Non ho il microfono, non posso portare, anzi lo posso portare. Ok, no, ti do il mio, vai tranquillo, vai, vieni. No, vieni. Oh! Sì, devi venire anche in mezzo. Vabbè, dai, diciamo che li ha fatti, due. Cioè, qua c'è un gran giocatore che si è già stirato. Si è già stirato. Tra l'altro io sono destro e sto parlando di sinistro. Noi siamo arrivati in chiusura con un... Insomma, ringraziamo anche la FIRA, anche ci dai palloni da... Ma infatti il merito è stato dei palloni della FIRA. Non c'è altro del mio piede. Noi ci salutiamo, ci rivediamo. Questa puntata la potete vedere in replica stasera alle 22:30 o domani alle ore 21.
con direttatissimo, ci vedremo domenica prossima. Ringraziamo Andrea Rocchiccioli e Luciano Castagnolo. Sì, che dalla regia ci danno un grande supporto, no? Insomma, tante cose che non mi vengono, sai che me le suggeriscono loro dalla regia, quindi ecco che sono decisamente importanti anche per questo. Simone Maggi, che è preziosissimo come ogni domenica, come tutti gli altri collaboratori, Samuele Ragusa, Matteo e tutta la struttura, la truppa che ci dà la mano tutte le domeniche, Sara Canappini, i nostri ospiti. Partendo dal capitano della Lazio, Sì, Bosio. Bosio, adesso Bosio. Sì. Mi piace mettere in Poi posso sottolineare: non sono il capitano, sono il più grande. Il più vecchio. Il più vecchio, bravo. E capitano è Scaglione, che poi se arrabbia, si offende, è giusto, è lui il capitano. Bene, Fabrizio Vincenzi, pluridecorato presidente della Lazio. Buonasera, grazie a tutti. Sebastiano Sciortino, altro decorato della Sestrese, e Massimo Taccioli, che di categoria ne ha viste in questi anni. Qualcheduna. Con Borgoratti, con insomma, sì, 2000 società. Anche te. Noi siamo in chiusura, ci vediamo domenica prossima con Dilettantissimo. Questo programma è stato offerto da MT Interni, Centro Commerciale Fiumara, Autocarrozzeria Campi, Centro Bagni e Cucine, Prodizio Brasilero, Casa della Salute, RE Fireworks, Piaggio Mobili. Macelleria da Claudio, via Canevari 215 Rosso, zona Stadio. Non solo macelleria, ma... Noi produciamo tutto quello che riguarda, dal crudo al cotto. Cima alla genovese, roast beef, polpette nel sugo con i piselli, lonzetta di vitello al forno con le patate al forno, insalata russa, i nostri ravioli di nostra produzione e tutto quello che vedete sul banco. La qualità della nostra carne è altissima, senza contare i certificati della tracciabilità in origine dei nostri prodotti, che sono tutti rigorosamente piemontesi. Macelleria da Claudio, carni da re. Presso Casa della Salute, TAC, 45 euro. Casa della Salute, la qualità di sempre, ad un euro meno del ticket, senza tempi di attesa. Sei un amante della cucina cinese e giapponese? Non girare a vuoto. Vieni da Usuto, in via Barrilli 14, nel cuore di San Fruttuoso, a due passi dall'ospedale San Martino. Grazie ad anni di esperienza nel settore, lo staff di Usuto ti offre tantissime specialità sushi da gustare, come il mango maki, wikimaki, e menu fissi anticrisi sia a pranzo che a cena, anche per i tuoi bambini. Cosa aspetti? Vieni da Usuto. Siamo aperti 7 giorni su 7. E se organizzi qui la tua festa di compleanno, Usuto ti regala la torta. Per chi si presenta a nome di Dilettantissimo Welcome Liguri, dal lunedì al giovedì ceni con 15,90 euro, mentre nel weekend spendi 17,90 euro. Chiamaci allo 010 455 1025. Vi aspettiamo. La tua bolletta è troppo cara? Risparmia, non inquinare. Chiama subito Idrotermica Pinasco. Solo così puoi riscaldare e rinfrescare il tuo appartamento diminuendo le spese di gestione. È più semplice e meno costoso di quanto tu possa pensare. Idrotermica Pinasco, i professionisti del settore. A Genova, in via Volturno 14, zona Foce. Per la tua ristrutturazione, perché chiamare tante ditte quando puoi rivolgerti ad una sola? Chiama MA Costruzioni e scopri il vantaggio di un'impresa edile completa. Pronto intervento 24 ore su 24. Ristrutturazioni interne ed esterne, tinteggiature e verniciature, pavimenti e rivestimenti, impianti elettrici, idraulici e fotovoltaici, revisione e realizzazione a nuovo di tetti, serramenti e infissi. E per la ristrutturazione del tuo bagno ti stupiremo con le nostre proposte, tutto compreso. Eseguiamo lavori in tutta la regione. Chiama MA Costruzioni al 327 76 48 007. Il preventivo con sopralluogo è gratuito. Hai una Volkswagen? Affidati a chi le conosce bene.
porta la tua auto da Autosincro, l'unico service Volkswagen da Celle Ligure a San Pier d'Arena. È per tutto l'entroterra, Valpolcevera inclusa. Il nostro team di professionisti specializzati è in grado di offrirti un'assistenza completa per qualsiasi necessità e di coniugare le tue esigenze di sicurezza e convenienza. Autosincro è a Genova in via Certosa 2 Rosso, una traversa di via Fillac. Autosincro, telefono 010 644 2344. Non ti sbagliare, affidati a chi le Volkswagen le conosce bene. Ti tocca stare in casa. Perché tu sei contento? Perché io in casa ci starò benissimo. Mi hanno comperato la cameretta nuova. Siamo andati da Piaggio Mobili. Ci sono tante camerette belle e colorate, resistenti e convenienti. Per camerette, da 10 e lode. Piaggio Mobili è a Rossiglione, a 20 minuti da Genova, raggiungibile con l'autostrada Voltri-Alessandria, a 7 km uscita Masone.